tutti mi scherzavano per le dimensioni del mio pene. Ed io non stavo bene, soffrivo le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone. Sì, perché il pene mi dà il pane, son diventato un grande attore, e benché schiavo dell'amore, mi son comprato la moto, e oltre schiavo della moto, non faccio più moto, infatti vado solo in moto. Ma ora son diventato un mito, ho rilanciato il film muto, perché sono muto. E se vedrete il filmato sicuramente converrete con noi che questa è verità. John Holmes, una vita per il cinema. John Holmes, una vita per la moto. John Holmes, una vita per il cinema. John Holmes, una vita per la moto. 30 centimetri di dimensione artistica, sudicio la critica e concordia nel ritenermi sudicio, perché non hanno capito, non parlo perché son rapito, e poi in faccia non son mai inquadrato, ma dal pubblico son venerato, ma ora sono diventato un mito, ho rilanciato il film muto, perché sono muto, e se fossi stato cieco, avrei lanciato il film cieco, e se fossi stato avrei lanciato il film. Dicono che faccio film penosi, perché lavoro col pene, e insomma il pene mi dà il pane, il pene mi dà sì la moto, ma la moto non dà pene, perché funziona bene. Sì, la moto non dà bene, perché funziona bene. John Holmes, una vita per il cinema. John Holmes, una vita per la moto. John Holmes, una vita per il cinema. John Holmes.